Amici di Alex Carson, benvenuti, benvenuti alla 26esima giornata del campionato di Serie B. Oggi per la finestra sulla B, che eccezionalmente va in onda anche oggi di giovedì, trasmetteremo due partite. Trasmetteremo Sampdoria Catania e poi andremo all'Arena Garibaldi di Pisa per Pisa Cavese. Queste sono le due partite scelte per oggi, dopodiché vedrete i risultati del resto delle partite. Oggi niente highlights, ogni volta andiamo in modifica, ma dipende tutto insomma anche dai nostri appuntamenti extra YouTube. Andiamo con la formazione Sampdoria con Conti, Ferroni, Vullo, Sala, Guerrini, Pellegrini, Garritano, Bellotto, Zanone, Scanziani e Rosi. Questi gli 11 in campo per la formazione blu cerchiata. Sorrentino, Miele, Castagnini, Vella, Mosti, Brilli, Crialesi, Barlassina, Cantarutti, Gamberini e Morra. Questi sono gli 11 in campo per la formazione siciliana, che certamente non è venuta qui al Ferraris a fare da sparring partner, ma sicuramente ci sarà comunque una bella battaglia in campo, ed è chiaro che la Sampdoria vuole confermare il proprio primato. Però inizia subito bene il Catania recuperando palla. Castagnini in direzione di Vella, Barlassina o Barlassina, se c'è qualche tifoso catanese di vecchia data me lo scriva, dove va l'accento per il giocatore. Morra ancora per Barlassina, Vella, Catania che ha iniziato con un buon ritmo, Sampdoria un po' rinchiusa nella propria metà campo. Ora il Catania, ma subito Rosi ruba palla, attenzione Zanone, Garritano e la sua velocità in spazi aperti, alle spalle di tutti va Garritano, viene però il Catania nelle sue posizioni, ma arriva Zanone, tiro respinto, calcio d'angolo, subito primo squillo della partita, ce l'ha la Sampdoria con questo bel contropiede, guardate Garritano, il suo inserimento, perde un po' l'inserimento in area di rigore, ma arriva Scanziani per Rosi e per Zanone, scusate, il gran tiro, la risposta comunque della difesa del Catania che non si lascia sorprendere e con una respinta mettono in calcio d'angolo, la battuta Scanziani, va l'ex Inter, cerca il tocco corto che non ci sarà, quindi la butterà in mezzo, ci sono tutti lì, attenzione Zanone ancora una volta respinto e si arrabbia un po' perché gli è arrivata una palla vagante veramente invitante, guardate come la aggancia benissimo, ma qui è Castagnini a mettere in calcio d'angolo, ancora una volta Zanone, sembra in gran giornata il numero 9, blu cerchiato, ancora la battuta Scanziani, questa volta le torri sono tutte in area di rigore, va Scanziani, libera la difesa del Catania, c'è Guerrini e lo stopper del blu cerchiato porta in vantaggio la Sampdoria, Guerrini su questa ottima azione di gioco, il vantaggio dei blu cerchiati subito ai primi veri affondi, la Sampdoria passa, qui si confrontano un po' i difensori del Catania, oggi in divisa da trasferta bianca, bravo Guerrini a credere nel suo tiro soprattutto e a cercare la soluzione rischiosa in mezzo a un nugolo di giocatori del Catania che facevano da schermo alla porta, lo rivediamo, calcio d'angolo, bravo Guerrini che l'aggancia di sinistro, tiro di destro, bellissimo, un bel gol veramente, analizzando l'esecuzione veramente fatto bene, dunque il vantaggio dei blu cerchiati. Gamberini per Brilli, Miele, lancio in verticale per Crialesi. Comunque il Catania aveva iniziato la partita in un buon ritmo, ma la Sampdoria si sa, in questo momento, in questa fase del campionato soprattutto, sembra la squadra più in forma e lo si nota anche da questo lancio per Garritano, molto mobile il numero 7 oggi, il cross e qui Castagnini rischia il fallo di mano, ancora Castagnini per Vella, Miele, si distende la formazione siciliana, Morra sulla destra chiama palla Crialesi, viene servito Vella, lancio in verticale in direzione di Crialesi, difesa blu cerchiata un po' scoperta, ma alla fine rinviene Vullo e appoggia su Conti,
ancora Vella che sta toccando un'infinità di palloni in verticale per Crialesi, attenzione la punta del Catania seguita da Pellegrini, esce comunque il portiere della Sampdoria, va Vullo, Pellegrini, tocco morbido per Scanziani di prima per Bellotto, attenzione spazi aperti, Garritano, Zanone è libero in area di rigore, arriva invece Bellotto, Scanziani al limite, il sinistro di Scanziani, il palo e alla fine è proprio Zanone a ribadire in rete, anzi no, Bellotto, scusate, anche Bellotto porta il suo sigillo sulla partita, il palo sicuramente aiuta, la fortuna aiuta gli audaci, ma la fortuna bisogna anche guadagnarsela, qui il Catania era messo malissimo, il sinistro di Scanziani sul palo, nulla può fare l'estremo difensore catanese, il tiro di Scanziani era imprendibile, ma soprattutto difesa del Catania che non va a pressare il portatore di palla, Catania molto messo male in difesa in questa azione di contropiede ed è veramente strano perché la squadra di casa è la Sampdoria. 2-0, partita che sembra avere una direzione ben precisa oggi. Vella fermato da Scanziani, la Sampdoria appare indiavolata, Sala per Zanone, recupera Brilli, attenzione Zanone commette un fallo secondo me inutile e si becca giustamente l'ammonizione. Qui Brilli aveva preso palla, Zanone nella foga agonistica butta giù il libero del Catania, ammonizione che è apparsa inevitabile. Va ancora Brilli in direzione di Miele. Barlassina per Morra. Sicuramente il Catania ha subito un 1-2 terrificante. Dovrà tenere un po' psicologicamente, ma soprattutto risollevarsi. Perché attenzione, Zanone in area di rigore. Garritano, stupenda rete di Garritano. Sotto la traversa, 3-0 della Sampdoria, partita che sembra già essere chiusa nel primo tempo. E qui esulta il popolo blu cerchiato. E qui ancora una volta Sala prende porta palla, Scanziani verticalizza, Zanone, guardate Garritano con l'inserimento ad accentrarsi, palla sotto la traversa, bellissimo gol di Garritano. In piena corsa batte il portiere, 3-0 Sampdoria che è sugli scudi oggi, Sampdoria che appare incontenibile, Castagnini va via, Castagnini a Ferroni, ottimo, ottima azione, ottimo numero, Gamberini. Catania sicuramente dovrà cercare di risollevarsi, anche se non sarà facile. Vella per Gamberini, perché un 3-0 nel primo tempo molto complicato da rimontare. Qua Castagnini, cross in mezzo, c'era Morra liberissimo, anticipato da Vullo. Cantarutti, si gira Cantarutti, tiro debole, bloccato da Conti. C'è nessun problema per il portiere blu cerchiato, va Rosi direzione Vullo, Sampdoria che torna a macinare gioco, ma sicuramente i ritmi si sono abbassati, la Sampdoria sicuramente non forzerà in questo finale di primo tempo, il Catania un po' sì, perché cercando un gol a fine primo tempo sicuramente potrà riaprire la partita, ma sicuramente si esporrà ai contropiedi dei blu cerchiati che oggi appaiono in grande forma. Qui Garritano anticipato da Castagnini, Vella per Miele, Morra ancora per Miele, lancio lungo direzione Crialesi, Cantarutti prova a muoversi un po', niente da fare, però c'è Gamberini che recupera, finale del primo tempo, un minuto di recupero, va Cantarutti, difende palla, Castagnini per Gamberini. L'arbitro vuol far terminare l'azione al Catania, finisce il fallo laterale, primo tempo a marca blu cerchiata, Sampdoria 3 Catania 0, una partita che non ha avuto storia e
e che sicuramente ha fatto uscire la Sampdoria alla distanza, mettendo in evidenza un tasso tecnico sicuramente diverso tra le due squadre. Sampdoria costruita per cercare la promozione, il Catania sicuramente per fare un campionato tranquillo. Vedremo in questo secondo tempo come si svilupperà la partita, anche se l'indirizzo appare chiaro e ben preciso. Sicuramente il Catania proverà a giocarsela per cercare di rendere meno amara la sconfitta. Qui scivola Crialesi intanto e la difesa blu cerchiata fa sua la palla. Palla rimessa per Vullo, Rosi, ancora Vullo, lancio lungo in direzione di Zanone. Scanziani per Sala, ancora Scanziani. Va Scanziani, va il numero 10, difende palla. La Sampdoria sembra non essere paga comunque. Giocando per il pubblico, Zanone anticipato, era lì pronto in aria a scoccare di testa. Morra per Barlassina, Crialesi, c'è Cantarutti anche che fa sportellate con Ferroni, ma alla fine l'appoggio di Cantarutti. Il Catania torna indietro, Gamberini, un po' di scontri a centrocampo, alla fine alla meglio la Sampdoria con Sala, Zanone per Garritano che in quella fascia oggi ha fatto impazzire Castagnini. Poi andremo all'Arena Garibaldi di Pisa per Pisa-Cavese, Zanone, e daremo anche le motivazioni della scelta della partita. Gamberini in direzione di Vella, Barlassina, Miele. Sicuramente l'azione del Catania appare compassata, è chiaro che penso siano ben consapevoli che la partita forse è molto difficile da ribaltare, non impossibile però sicuramente molto difficile. Zanone, attenzione Garritano, si è lanciato nello spazio ma arriva Scanziani in inserimento. Il numero 10 viene messo giù da Barlassina, un po' di nervosismo tra le fila del Catania. Vedremo se la Sampdoria riuscirà a capitalizzare. Intanto c'è un altro fallo, Barlassina, attenzione perché rischia veramente grosso. Attenzione, calcio di punizione, la traversa di Garritano. Ha un calcio di punizione veramente importante, qui il portiere battuto. Vediamo Sorrentino, che sicuramente oggi ha subito tre gol, ma incolpevole dei tre gol subiti. C'era poco da fare. Barlassina, lancio lungo in direzione di Crialesi. Oggi coppia Crialesi-Cantarutti neutralizzata benissimo dalla difesa doriana. Cantarutti messo giù, riaccupera palla in pressing Catania, buon pressing dei giocatori del siciliani, alla fine perdono palla e la Sampdoria alleggerisce. Zanone fa salire la squadra, Guerrini, Scanziani per Rosi, oggi meno in vista del previsto Rosi, ma con un grande lavoro sporco. Qui non sono d'accordo con il fallo, però ci stava tutto. Guerrini, lancio sempre in direzione della torre, Zanone che oggi possiamo dire uno dei migliori in campo. Scanziani recupera palla, attenzione c'è Garritano sulla verticale, prova il cross, Scanziani, la testa di Zanone che cerca di mettere il sigillo sulla partita, per il momento non gli riesce. Qui Scanziani, cross morbido per Zanone, era bellissimo il colpo di testa, palla sul fondo.
ora a Mosti per Cantarutti, fermato ancora una volta Garritano. La Sampdoria trova ampi spazi per ripartire, il Catania deve recuperare, dispendio di energie. Sicuramente il Catania sta cercando il gol della bandiera per rendere un po' meno amara questa sconfitta. Bellotto. La Sampdoria appare in pieno controllo, oggi non vuole concedere nulla alla squadra blucerchiata. Pellegrini, Ferroni, lancio lungo in direzione di Scanziani, fermato ancora una volta dalla difesa del Catania. Zanone che va via, Garritano, attenzione alle spalle di Castagnini, va Garritano, Scanziani, Zanone, la palla parata da Sorrentino. Un po' leziosa qui la Sampdoria in un'azione che meritava sicuramente la finalizzazione per la fattura, ma qui Zanone spara addosso al portiere e mette in calcio d'angolo. Alla battuta Scanziani, tocco corto per Pellegrini che esce dall'area di rigore, Vullo ancora per Scanziani. Sicuramente la Sampdoria vuole addormentare la partita, attenzione però c'è questo lancio in direzione di Marino, ma niente da fare. Rosi si fa vedere ancora, Scanziani sicuramente migliore in campo, il numero 10 oggi. Bella per Miele, Morra per Marino, entrata al posto di Crialesi, Cantarutti, va Marino e qui Guerrini, ottima chiusura, capisce tutto lo stopper. Barlassina ancora per Bella, fermato, attenzione, due minuti di recupero, dopodiché andremo all'Arena Garibaldi per Pisa Cavese. Scanziani, Garritano ancora per Scanziani, ancora Garritano, largo a destra, prova il cross, il colpo di testa di Zanone, attenzione, palla vagante, Sorrentino la blocca, l'arbitro ha già portato il fischietto in bocca e finisce così, finisce 3-0, tutta chiusa nel primo tempo la partita. Andiamo ora all'Arena Garibaldi per Pisa Cavese. Ed eccoci qui all'Arena Garibaldi di Pisa per questo Pisa Cavese. Perché è stata scelta Pisa Cavese? Perché sono le due squadre che dopo aver avuto un momento di impasse in questo campionato stanno letteralmente risalendo la china. Soprattutto merita menzione la Cavese, una squadra costruita per la salvezza che si sta giocando veramente, non dico la promozione, ma è insomma nelle zone medio-alte della classifica. Tra l'altro Cavese, menzioneremo dopo, intanto le formazioni: Mannini, Riva, Massimi, Vianello, Garuti, Gozzoli, Bergamaschi, Casale, Bertoni, Sorbi, Viganò, questi gli 11 in campo nerazzurri del Pisa. Risponde la formazione di Cava dei Tirreni con Paleari, Pidone, Guerini, Polenta, Chinellato, Cupini, Pavone, Crusco, Sartori, Repetto e De Tommasi. Questi sono gli 11 in campo per la formazione campana. Dicevamo appunto la Cavese, possiamo dirlo, alla seconda nostra formazione che ci ha portato fortuna in questa serie, perché è una delle prime partite di pre-campionato trasmesse è stata Cavese-Milan, quindi andatevela a recuperare eventualmente se volete rivederla. Intanto però subito il gol di Alessandro Bertoni, il vantaggio del Pisa alla prima azione, gran tiro sotto la traversa, il portiere Paleari ci prova ma mani piegate. Il vantaggio del Pisa dunque subito, sullo sfondo avete visto una torre tra l'altro. Vantaggio del Pisa per 1-0, ha segnato Bertoni. E il Pisa naturalmente è una squadra che punta alla promozione alla massima serie. Andiamo a vedere subito qui Bergamaschi in becca Bertoni in area di rigore, piega le mani a Paleari, palla sotto la traversa, vantaggio dunque della formazione di casa.
il movimento di Bertoni, il gran destro soprattutto, palla e veramente bel gol, veramente un bel gol. Dunque subito vantaggio del Pisa per 1-0, un po' rispondere alla Sampdoria che ha vinto per 3-0 con il Catania, e sicuramente se le due formazioni, se il Pisa dovesse vincere, comunque terrebbe il passo dei blu cerchiati in chiave lotta promozione. Chinellato per Repetto. Crusco subito fermato, Bertoni, attenzione nello spazio, arriva Bergamaschi, in area di rigore va Bergamaschi, raddoppio ed è 2-0, subito un 1-2 in 3 minuti per la squadra di casa. Due affondi, difesa della Cavese messa malissimo. Pisa 2, Cavese 0, siamo al quinto minuto. E qui veramente Bergamaschi nello spazio, Polenta prova a fermarlo, niente da fare. Qui bravo, veramente restituisce il favore Bertoni a Bergamaschi. Anche qui gran destro, Paleari veramente può far ben poco. Pisa 2, Cavese 0. De Tommasi, Repetto, Chinellato, ancora Repetto, sicuramente un 1-2 terribile dal punto di vista psicologico per la squadra di trasferta. Vedremo come riuscirà la Cavese a risalire la china. Vi ricordo comunque, la Cavese è stata trasmessa poco in questa serie, ma veramente posso dire che la squadra ha giocato veramente delle belle partite, veramente interessanti. De Tommasi, Repetto, De Tommasi, vedete l'azione avvolgente dei campani, il cross in mezzo e qui veramente non ci arriva d'un soffio De Tommasi in inserimento alle spalle di tutti. Ottima iniziativa della squadra ospite che ha sorpreso un po' la difesa del Pisa. Il Pisa soffre di queste amnesie difensive ogni tanto. Casale in direzione di Bertoni, ancora per Bergamaschi. Casale, autore di una doppietta su punizione la scorsa giornata, ancora Bertoni ed è 3-0 in 15 minuti. Il Pisa vuole chiudere la partita, ancora Bertoni, qui Paleari un po' sorpreso dal tiro perché si butta in ritardo, lo abbiamo visto chiaramente, forse coperto da un compagno, forse non vede la palla partire, ma sicuramente Paleari non è incolpevole su questo gol. Sicuramente è coperto, la palla prende una parabola ad uscire. Eh sì, quel tanto che basta per eludere le mani di Paleari che si butta in ritardo. Ed è Pisa 3, Cavese 0, due partite a fotocopia perché anche la Sampdoria nel primo tempo l'ha chiusa subito. Qui il Pisa ancora prima. Polenta in direzione di Crusco, vedremo come reagirà la squadra ospite. Va Crusco sulla sinistra, sta arrivando anche Guerini, servito. Va Guerini, De Tommasi per Repetto, spinge a destra Pidone, Pavone. Sicuramente ci vuole la mobilità di Pavone, i suoi assist, che è sempre stato un giocatore determinante per la Cavese, Pavone. Oggi però per il momento risulta tra gli assenti. Ancora Pidone. Si stacca De Tommasi dalle marcature, alla fine Pidone perde palla, arriva Repetto, ma alla fine l'azione della Cavese diventa sterile. Guardate come esce il Pisa, palla al piede, attenzione, siamo 3 contro 3. Arriva in contropiede Casale, Bergamaschi, ancora Casale per Sorbi, attenzione il suo destro da fuori che è sempre molto importante. Viganò per Bertoni, si porta la palla sul sinistro, attenzione, è stato messo giù e probabilmente è calcio di rigore o è calcio di punizione, no, calcio di punizione perché probabilmente il fallo è avvenuto appena fuori, sì. Eravamo convinti del calcio di rigore, invece calcio di punizione.
Va alla battuta Casale, attenzione, ne piazza 6 in barriera Paleari, più uno staccato dietro. Va Casale, non importa quanti sono in barriera, Casale la mette dentro, 4-0. Forte e tesa sopra la barriera che non salta nemmeno. Molto difficile questa punizione da posizione ravvicinata, guardate, è più un tiro in porta, tant'è che il tiro è abbastanza centrale. E prende proprio la parte di barriera che si stacca e non salta. Pisa 4, Cavese 0. Sentenza impietosa per i campani che erano venuti qui col vento in poppa. Soprattutto forti di una posizione in classifica molto alta, ma oggi per il contro questo Pisa, in questa condizione di forma, ma nelle ultime uscite il Pisa ha dimostrato di essersi ritrovato e di viaggiare come un treno verso la lotta promozione assieme a Sampdoria e Verona. Rapidone per Repetto, fermato da Gozzoli, può ripartire il Pisa, attenzione alle ripartenze, Bertoni e qui bravo Guerini a chiudere su Sorbi, su Bertoni. C'era alle sue spalle anche Bergamaschi, che se fosse stato servito sarebbero stati dolori. Sartori oggi praticamente cancellato dalla difesa di casa. Vianello, Gozzoli per Garuti, Sorbi, attenzione per Vigano, va Vigano per Bergamaschi, attenzione in area di rigore c'è Bertoni, ha provato ad inserirsi il numero 9. Repetto per De Tommasi, Pavone, arriva Pidone sulla destra in sovrapposizione, non visto dai compagni, va Repetto, Pavone adesso vede Pidone, il cross in mezzo, attenzione c'è Crusco dall'altra parte, palla però sul fondo. La battuta Mannini per Vianello in direzione di Casale, ancora Vianello, Riva che oggi sicuramente deve fare i conti con Crusco da quella parte, cliente scomodo, lancio lungo in direzione di Bertoni, questa volta Paleari esce e a blocca impresa. Sicuramente un primo tempo impietoso per la squadra campana, un 4-0 che è molto dal difficile all'impossibile per rimontare, da rimontare, soprattutto oggi vedendo il Pisa e il suo stato di forma. Eccolo qui, finisce il primo tempo, risultato impietoso, Pisa 4, Cavese 0, doppietta di Bertoni, gol di Bergamaschi e Casale su calcio di punizione, partita che si è chiusa nel primo quarto d'ora, possiamo già dirlo, con quei tre gol in sequenza. Andiamo nella ripresa. Sicuramente ci aspettiamo moto d'orgoglio della squadra campana, se non altro per cercare di rendere la sconfitta un po' più onorevole, perché un 4-0, soprattutto 4 gol subiti nel primo tempo, è veramente un bel boccone amaro da mandare giù. Gozzoli per Bertoni, attenzione perché c'è il Pisa, non sembra pago del risultato e continua a giocarsela, se non altro per i tifosi, e Bertoni si fa vedere in area di rigore, attenzione Bertoni, Paleari mette in calcio d'angolo, qui Paleari veramente bravo a chiudere sul primo palo, ancora una volta Bergamaschi, guardate passaggio no look in direzione di Bertoni che si era inserito, e qui una parata in stile pallavolo per Paleari che mette in calcio d'angolo. Casale, specialista dei calci da fermo, va al numero 8, cross in mezzo, libera la difesa della Cavese, arriva Vigano, va Vigano in area di rigore, servito Bertoni, prova il tiro Bertoni, ancora Paleari, confronto acceso tra i due in questo secondo tempo. Bertoni alla ricerca della doppietta. Oggi veramente immarcabile Alessandro Bertoni. Eccolo lì, ancora Bertoni.
per Bigano. Scambia proprio con il centrocampista, ancora Bertoni in area di rigore, cerca di girarsi, prova il tiro, invece c'è Sorbi, respinto. Il Pisa vuole la quinta rete e alla fine però rimessa dal fondo. Qui Sorbi è Polenta a respingere e qui Bertoni alla fine la mette sul fondo. Anzi no, calcio d'angolo. Probabilmente è stato un difensore della Cavese l'ultimo a toccare, ancora Bertoni, ancora per Casale, tutto libero Bergamaschi e il quinto gol arriva alla fine, il quinto gol era nell'aria e lo segna Bergamaschi. Esulta anche Mannini. Troppo liberi i giocatori del Pisa per poter concludere. Qui Bergamaschi ha tutto il tempo per piazzare il destro, un bel diagonale secco. Completamente libero. E qui Paleari può fare ben poco. Pisa 5, Cavese 0. Forse il risultato più rotondo in assoluto in tutta questa serie dedicata alla Serie B per quanto riguarda le marcature, il numero di segnature durante una partita. Eravamo arrivati fino a un massimo di 4 quasi sempre. Non ho mai visto una partita con 5 reti, o meglio una squadra raggiungere le 5 reti. E non è finita ancora, attenzione, perché qui Sorbi in area di rigore, Paleari deve uscire, si creano veramente dei buchi clamorosi nella difesa campana. Casale, ancora per Bertoni, Gozzoli, per Sorbi, che sicuramente è alla ricerca della segnatura anche lui. Qua il numero 10, cross in mezzo, Bertoni non ci arriva ad un soffio e veramente si rischia la sesta rete qui. Lancio lungo per Cupini, contrastato da Casale, guardate la condizione fisica del Pisa, è veramente devastante oggi. Bertoni per Casale, attenzione, autore di un'ennesima punizione, Casale, Sorbi, Paleari ancora una volta a dire di no, cross di Sorbi, libera, alla fine arriva la sesta rete e la firma Alessandro Bertoni su un rimpallo. Pisa 6, Cavese 0, sta diventando veramente una catastrofe. La Cavese rischia veramente l'imbarcata grossa. Qui prova il tiro Sorbi, bravissimo Paleari, ancora una volta che più di questo non poteva fare, il cross. Qui Guerini, praticamente il rimpallo favorisce, diventa un assist per Alessandro Bertoni. E qui addirittura di controbalzo. Emblematico lo sguardo a terra di Paleari dopo il sesto gol. Se potete andate a rivederlo nel replay, veramente Paleari abbassa lo sguardo, quasi a dire oggi veramente non possiamo farci nulla. Chinellato, Cupini, sicuramente la Cavese cercherà almeno il gol della bandiera giusto per far contenti i suoi tifosi, ma è chiaro che mi sa che il Pisa non vuol concedere nulla e soprattutto i difensori del Pisa, degli attaccanti del Pisa sembrano sempre liberi, come in questo caso Bertoni va via Polenta, Bertoni, e sono sette, e sono sette, e qui Bertoni oggi incontenibile, quattro reti per l'attaccante del Pisa. Mai ci è capitato di vedere da quando letteralmente ho iniziato le mie serie su YouTube, mai mi è capitato di vedere una partita del genere. Mi dispiace se c'è qualche tifoso della Cavese all'ascolto, non è intenzionale, perché tutti i giocatori tendiamo a precisare che tutti i giocatori noi tendiamo a tenere una condizione casuale, esattamente come nella realtà
E oggi mi sa che nella sua condizione casuale Bertoni è veramente sopra tutti. Pisa 7, Cavese 0. Ripeto. Ed è un peccato perché comunque la Cavese non aveva iniziato male la partita. Non aveva veramente iniziato male, però il Pisa oggi appare una macchina da guerra. Ancora una volta Bergamaschi, Sorbi, Bertoni per Sorbi, scusate. Attenzione Bertoni, prova il tiro, respinto da Polenta e mette in calcio d'angolo. Ogni qualvolta il Pisa, la Cavese chiude le vie centrali, il Pisa allarga il gioco sulle fasce e viceversa. Quando si allarga un po' la difesa della Cavese per cercare di chiudere le fasce, ecco che tutti si inseriscono centralmente. Oggi veramente la Cavese non è mai riuscita a leggere la fase difensiva, a cercare le contromosse contro la fase offensiva del Pisa. Vigano, attenzione, Garuti in posizione d'attacco. Riva, ancora per Garuti. Riva, Casale, cioè a destra Bergamaschi che chiama palla. Servito. Bertoni, attenzione Bertoni, è veramente oggi non riusciamo neanche a commentare. Sono 8 i gol del Pisa. Bertoni ne ha segnati 5. Pisa 8, Cavese 0. Ancora una volta guardate Bertoni come si libera delle marcature, ma soprattutto marcature poco efficaci contro l'attaccante del Pisa. Non ci aspettavamo di vedere ben 11 gol oggi, considerando anche la partita della Sampdoria, ma soprattutto non ci aspettavamo una Cavese così arrendevole, perché nel secondo tempo ci aspettavamo sicuramente un Pisa meno già pago del risultato del primo tempo, invece non è così. Il Pisa ha continuato a giocare come se niente fosse e come deve essere nello sport, impegnandosi fino alla fine. Pavone cercato. Io penso che alla fine, quando una squadra si impegna per tutto il tempo, dimostrando la propria netta superiorità nei confronti dell'avversario, penso sia una forma di rispetto per l'avversario, del tipo: anche se sto vincendo, io mi impegno al 100%, come se fosse 0-0, perché per me tu sei al 100%. Quindi, molto spesso si vedono partite che sul 4-0 si fermano proprio per non umiliare gli avversari. La vera umiliazione è avere, è fermarsi e trattare l'avversario come se fosse. Come se niente fosse, ma soprattutto trattare l'avversario del tipo: basta, ho già vinto. Invece non è così. La vera forma di rispetto è proprio nell'impegnarsi contro l'avversario, anche se il risultato come adesso è di 8-0. Qui stiamo aspettando ormai il fischio di chiusura, ci sono ben 4 minuti di recupero, attenzione perché potrebbe arrivare il nono. Gozzoli per Vigano, tiene palla Vigano, la palla indietro, finisce così. Mai mi è capitato di commentare una partita su PES 2021 o PES 2020 in tutte le mie serie qui su YouTube finita 8-0, è la prima volta. Mi dispiace se c'è qualche tifoso della Cavese all'ascolto, la cosa non è assolutamente voluta. Invece i tifosi del Pisa saranno più che contenti. Finisce 8-0, andiamo in studio a leggere i risultati. Rieccoci in studio per leggere tutti i risultati e vedere la nuova classifica dopo la 26esima giornata di Serie B. Andiamo a leggerli insieme. A Foggia il Varese batte il Foggia 2-1, Lazio Perugia 2-0, Palermo Cremonese 1-1, a Pescara la Pistoiese batte il Pescara 2-0,
Pisa Cavese l'avete vista, 8-0. A Reggio Emilia il Bari batte la Reggiana per 3-1, 0-0 tra Rimini e San Benedettese, Sampdoria Catania 3-0, Spal Brescia 1-0, Verona Lecce 3-1. La nuova classifica, eccola qui. La nuova classifica vede la Sampdoria ancora sola al comando a 37 punti, segue il Verona 35, Pisa 34, Varese 33, Palermo 31, Bari 28, il Bari veramente in forte crescita, soprattutto dopo un inizio veramente disastroso. Lazio, Cavese e Catania 27, Cremonese, Perugia 25, Spal 24, San Benedettese 23, Brescia, Pistoiese 22, Foggia, Lecce 21, Reggiana e Rimini 20, Pescara, fanalino di coda 18. Punti. Andiamo a vedere quella che sarà il programma della 27esima giornata e sicuramente spicca una partita di cartello che sicuramente andremo a trasmettere. Andremo allo stadio della Vittoria per seguire Bari-Verona, sicuramente una partita molto importante perché il Bari è lanciatissimo e il Verona naturalmente è nelle zone alte della classifica. Brescia-Foggia, Catania-Lazio, Cremonese-Sampdoria, Lecce-Rimini, Perugia-Palermo, Pescara-Spal, scontro salvezza qui in fondo, soprattutto tra Pistoiese e Reggiana, San Benedettese-Pisa, Varese-Cavese. Sicuramente Bari-Verona verrà trasmessa, forse verrà trasmessa anche una seconda partita, ora saranno trasmessi gli highlights. Non resta che seguirci al prossimo appuntamento della 27esima giornata. Noi ci rivedremo anche per tutto il calcio, minuto per minuto. Io vi mando un abbraccio fortissimo e vi saluto. Ciao a tutti.